benvenuti al giorno numero 16. Aiuto, guardate quanti pochi giorni sono rimasti. Qui c'è la magica Barbie e qui c'è il piccolo Kiki. Benvenuti al calendario dell'avvento di Look Fantastic. Tanana, mamma che pacchettone. Vediamo cosa c'è. Tanana. Wow, una bella bomba d'acqua per la vasca da bagno, bella profumato, bubble. Giorno 16 del calendario Sephora. Tarana, rossetto di Kiko, della nuova collezione, quella natalizia. Questo numero 04, guardate qua che pazzesco. Adesso non lo utilizzo perché mi dispiace, poi ve lo farò vedere indossato. Pazzesco. Buongiorno, oggi sono andata al supermercato al Carrefour e ho preso questi qui a reparto bio. Fiorentini, sì e no, legumi bio, sono troppo buoni, sono dei pacchettini più piccoli, vedete 5 pack. Poi questi biscotti qua, tradizionali, senza olio di palma, senza grassi, 40% in meno, beh, non esageriamo. Poi ho preso queste fette biscottate qua, i cereali, questi pomodorini, couscous con verdure, si vede? Sì, ecco. Poi altri biscotti, ho fatto un po' di scorta che c'era qualcosa in scontato. Poi questo qui è il mio tè preferito, oltre al punch della Fitline. Qui ci sono i miei prodotti della Fitline. Qua c'è il latte che prendo, questo qua senza lattosio, magro. E poi degli, vedete questi qui che sono fior d'acqua, cracker con acqua senza lievito, meno grassi, ecco, questa più una mini spesa. Buonasera, benvenuti a questo nuovo vlogmas numero 16, ragazzi, manca pochissimo, al 24, che ansia! Oggi ho ordinato i prodotti della Fitline, ce n'è una crema pazzesca che deve arrivare, che è sempre sold out, non si riesce mai a trovare, costa pochissimo, Poi vi farò vedere quando arriva il pacco. E praticamente avete visto che stamattina sono andata a fare la spesa, ho comprato qualcosina, vedete, non è che compro tante cose. Anche io mangio biscotti, fette biscottate, quello e quell'altro snack, però tutto sta, come dicevo ieri nella prima parte del video dell'alimentazione, a quanto se ne mangia. Oggi invece di parlare di dipendenza affettiva si parla di dipendenza alimentare, perché ci sono passata anche io in passato e bisogna lavorare molto su noi stessi. Già ho fatto dei video sull'alimentazione, ma questo non è un video, cioè io non sono né dietologa né nutrizionista, sto solo ripercorrendo il mio percorso per fino ad ora, per essere arrivata in questo modo che ho trovato, come posso dire, con il cibo un certo feeling, che però, cioè, mangio perché mi devo nutrire, devo mangiare per nutrirmi bene, per star bene. Ecco, per me questa è la funzione principale del cibo. E ormai ce l'ho inculcata qui così. Però tante persone, ragazze e donne, mi scrivono e mi chiedono già dai 20 anni che hanno problemi con il cibo. Ci fa: Luisa, ma come fai a organizzarti col cibo, a essere così precisa, a stare attenta? Ma non è che sono fissata per la dieta, per la linea. Certo, logico, bisogna stare attenti, però è una questione proprio interiore, che viene da dentro. Prima il fatto di essere diventata vegetariana, quindi poi è stato un percorso tutto un po' così in salita, piano piano, ho provato a essere vegana, non ci sono riuscita, è troppo estremo veramente. E quindi sono vegetariana però da tanti anni e quindi questo lo mantengo, le mie idee. E ovviamente poi dal fatto che sono diventata vegetariana mi sono accorta che si mangiava comunque, anche quando facevo l'assistente di volo, tante schifezze. E poi dopo mi vedevo la pelle più brutta, piena di brufoli, non stavo bene, c'era sempre gonfiori, ma non lo so, proprio, non so, pure l'odore della pelle, secondo me.
E quindi poi piano piano è stato tutto, come posso dire, lavorare su se stessi internamente e capire che il cibo è importante, però è importante mangiare bene. Tutte quelle schifezze che si trovano in giro, a cosa servono? Solo per far guadagnare le aziende, ma a noi non ci servono niente perché la cioccolata non ti nutre. Cioè, la cioccolata a cosa serve? Serve, vabbè, ogni tanto. Se uno vuole un cioccolatino, tanto che poi le donne, ma anche gli uomini, sono diventati belli golosi. Non è che ti prendi un cioccolatino e ti finisci tutta la scatola, capito? È quello il discorso. Che se, a cosa servono tutti quei cioccolatini? Tu mangi un cioccolatino, dopo un secondo, già finito, ne vuoi un altro. Allora fai conto di averli già finiti tutti, così sei a posto, no? Io ti facevo questo ragionamento, è inutile che me ne mangio uno, poi tanto mi invoglio dopo 2 secondi, perché è una cosa interna che più zucchero mangi, più dolce mangi, più ne vuoi, avete capito? È un po' un circolo vizioso, quindi è meglio non iniziare neanche. Però il fatto prima di tutto è di non acquistare le cose, acquisti il minimo indispensabile, vuoi fare un giorno alla settimana che vuoi sgarare, sgari, ma non sgari tutti i giorni. Che fine farai poi? Come se vai a farti le analisi, vai a fare i controlli, che quante schifezze c'hai all'interno. Cioè, anche quello, poi a mangia mangia, se siamo quello che mangiamo. C'era anche il libro che lo diceva. Spesso non si riesce a non riusciamo a controllarci. Per colpa degli altri anche, da chi c'è vicino che ci fa innervosire, situazioni al lavoro, in famiglia, in amicizia, che c'è qualcosa che ti turba e tu cosa fai? Mangi, prendi dipendenza alimentare e poi cosa fai? Quando sei in giro non mangi niente, no? Poi quando sei a casa da sola ti strafoghi di cibo, comunque quando non ti vedono gli altri, magari a cena non mangi niente, poi quando sei da sola che gli altri dormono ti mangi le cose. Il discorso di mangiare di più peggiora solo la situazione, quello è il discorso. Quindi stai male per quella situazione lì, poi stai male perché ovviamente mangiando male non ti senti a tuo agio con te stessa o te stesso interiormente, non è un fatto solo di estetica, ma proprio eccoci, guardate qua. Ecco, poi circondatevi di animali, invece di persone, animali, dei gatti, dei cani che veramente sono come delle pet therapy. Ecco, e devo dire che io c'era un periodo, come vi ho già detto, quando facevo assistente di volo, mamma mia, mangiavo malissimo, ma poi si vedeva i capelli brutti, l'umore, non c'avevi voglia di fare niente, perché poi quando sei così non hai voglia di fare niente. Vedete, io che sono sempre attiva qua e là, adesso non dico che è tutto dei miei carissimi integratori della Fitline, però diciamo che una buona parte mi hanno aiutato. Santissimi integratori che mi hanno tolto la tensione addominale, santissimi, veramente, da luglio non ho più questo problema, che ve lo dico ogni giorno, lo ripeto allo sfinimento, perché mi hanno risolto questi qua, ma state scherzando, io avrei pagato oro, ho detto io pago oro, perché dicevo mangio bene tutto quanto, però era una cosa di testa. Poi evidentemente col Covid inconsciamente era un po' così la situazione, oppure quando guardi in televisione ti fanno venire l'ansia, perché poi, cioè, di problemi veri e propri io non ne avevo in quei mesi scorsi. Solite cose, cioè non è che è cambiato qualcosa, che mi sono lasciata, divorzi, sono andato già tutti a quel paese, quindi non c'è quel problema. Però evidentemente era una cosa che mi trascinavo da tempo, capito? Avendo le tossine anche dentro, accumula, accumula, nonostante avevo fatto l'anno scorso lì Enteros Gel, però ormai era già passato, dove avrei dovuto rifarlo. Però ho trovato questi magnifici prodotti che mi fanno star bene. Ma tu sei stupendo, sono meraviglioso. È tutto da stropicciare. Quanto ti si bello? Poi lui quando sa che sono qui a truccarmi una cosa viene qua, troppo bello, ecco. Ecco, quando dovete mangiare, rilassatevi, fate così. Oh. Poi, una domanda da chiedersi, prima di aprire il frigorifero, a parte che bisognerebbe mettere la suoneria o qualcosa così, gli altri sentono, dice no, non apro perché così no, mi dicono che vado a mangiare, ma neanche nelle credenze. Bisognerebbe chiedersi, ma ho fame veramente?
Anche a volte, allora di pranzo uno non c'ha fame, deve mangiare, ma perché io devo mangiare se non ho fame? Mangio alle 5. Lo so che se vado al dietologo dice, ma devi mangiare regolare, e io non c'ho fame, a quest'ora mangio quando mi pare, ecco. Però non dobbiamo neanche far aspettare troppo tempo da un pasto all'altro, perché vedete, sapete che io faccio due pasti, ve l'ho ripetuto 10.000 volte, no? Però il primo pasto è molto abbondante, carboidrati, zuccheri, frutta, eccetera. Quindi io sono a posto, ho il carico di energia, capito? E se tu non hai quel carico di energia lì, forse è anche per quello che io poi dopo sono pacata, che non cerco altro cibo. Cioè, logico che se non dovessi mangiare niente, poi comincio magari ad andare in giro, aperitivo il pomeriggio, snack, quello e quell'altro, perché non ho mangiato prima, capito? Quindi è fondamentale nelle prime ore, tra la colazione e il pranzo, di mangiare in modo che non arrivi la sera affamato o affamata, perché lì poi è la fine, non si, avevo già detto ieri, no? Quindi è inutile che lo ripeto. Quasi io parlo per la mia esperienza. Comunque, col passare degli anni mi sono resa sempre più conto che mangiare bene e stare attenta mi faceva star bene. Poi ecco, c'era questo problema, il mio tallone d'Achille, il mio tendine d'Achille, il tallone d'Achille mio, che era proprio il problema della tensione addominale dovuta alla colite. Ecco, adesso fortunatamente sono riuscita, perché vedete, nonostante uno magari mangia bene, puoi avere delle cose che tutte dipendono dalla testa, magari c'è tante cose da fare, quello e quell'altro, e non riesci a gestire. Adesso io, ecco, prima un'altra cosa, me ne frega niente, io faccio le cose con calma, sì, ritardo, avviso, guarda che sono in ritardo un attimo, c'è traffico, così mi faccio, no, no, mi dispiace, ecco, una cosa che non voglio, poi vabbè, mi trovo dopo ingorgata in mezzo al traffico, lasciamo perdere, però finché devo fare le mie cose a casa, aspettano tutti quanti. Se, soprattutto se sono cose che mi vengono dette un'ora prima, aspettate che poi arrivo. Ecco, a questi livelli sono arrivata a 53 anni, quindi magari sarà la saggezza dei 50, degli over 50. Vabbè, e allora qui c'è un parterre abbastanza importante, perché c'è la Milady in braccio qua. Siamo in quattro in una poltrona. Allora c'è la Milady, poi c'è la Maltesa, la Maltesina, e poi c'è anche la Lupita. In più nel letto chi c'è? Ci sono due gatti, c'è Noelle e la Scilla, e poi oggi facciamo il salutino finale con la Lupita. È tutto da stropicciare, tutto da stropicciare. Allora, questo trucco qua è con la palette della Natasha Denona, che avete visto ieri, che ho trovato nel calendario, quello del sacchetti di Sephora. Io, la Lupita oggi e tutti gli altri pelosetti vi salutiamo e ci vediamo domani al giorno 17. Un bacione. Spero di essermi pareggiata molto presto. Ciao Lupitina!